Ed oggi vi propongo un secondo sfizioso di carne, filetti di petto di pollo al latte con guanciale e arachidi tostate. A voi il video! E accendiamo la nostra cucina. In questa pentola andiamo a tostare 35 g di arachidi salate, quindi le andiamo a tostare e rigirare per 7-8 minuti. Quest'altra invece è anche bella calda, quindi andiamo a mettere 200 g di guanciale, come vedete già fatto a pezzettini, a fettine. Poi fatelo come volete voi. Quindi andiamo a rosolare il guanciale e come sappiamo poi il guanciale spurga il suo olio che ci servirà dopo. E una volta ottenuto un bel guanciale croccante e le nostre arachidi si sono tostate, le arachidi le vado a spegnere e prendo con una pinza e la ciotola, qua prendiamo il nostro guanciale, lo mettiamo nella ciotola e lasciamo all'interno della padella l'olio che ha spurgato. Quindi una volta che abbiamo tolto il guanciale e messo da parte, andiamo a mettere dei filetti, guardate qua, filetti di petto di pollo, e questi sono 500 grammi. Sempre con la fiamma accesa ma bassa. Quindi andiamo a mescolare e facciamo rosolare, quindi rigirando di tanto in tanto per 5-6 minuti. Ora aggiungo 100 ml di latte, il latte lo potete mettere a vostro piacere, lo aggiungo. Vado a mescolare e facciamo andare per un paio di minuti. Dopodiché sappiamo che all'interno c'è già il pepe, come vedete si è posato sui nostri petti di pollo perché era caduto nell'olio. Andiamo a mettere una buona parte, croccantissimo, questo guanciale, una buona parte di guanciale perché l'altro lo metteremo in superficie per decorare il nostro piatto, no? E poi un po' di arachidi. Le altre anche per decorare. Andiamo ad assemblare il tutto, facciamo andare per un altro minuto. A questo punto vi conviene assaggiare di sale perché, come sappiamo, il nostro guanciale ha già il sale al suo interno. Ci vediamo dopo. Questa bella ricetta è terminata. Io non ho aggiunto neanche il sale, quindi vado a spegnere in piatto e ci vediamo all'assaggio. Ed eccoci pronti per fare questo assaggio. Guardate che bel piatto. Realizzato in pochissimo tempo, ma buono, buono, buono. Allora, voglio assaggiare per primo le arachidi. Buono. L'avete mai assaggiato con un secondo piatto, ma anche con un primo piatto? Sono davvero buone. Allora, aspettate che vi dico io com'è. E poi, naturalmente lo dovete fare, altrimenti come faccio a sapere se vi è piaciuto? Buono. Allora, il guanciale che teniamo da parte per decorare, si mantiene di una croccantezza unica. Buono, mamma mia. Petto di pollo bello morbido. Buonissimo. Un secondo buono, fatto in pochi secondi. Si può dire, no, secondi no, ma in pochi minuti. Ma davvero buono. Ora, sapete che dovete scrivermi sotto i commenti. Ripeto in ogni video, se per caso non state ricevendo le notifiche dei miei video, mi raccomando, provate a disiscrivervi dal canale, riscrivetevi nuovamente e poi attivate la campanellina su tutte. Questa è una cosa che sto dicendo, si può dire in ogni video perché ci tengo tantissimo. La verità, ho visto che mi avete risposto in tantissimi. E quindi si sta sistemando qualcosa ed è una bella cosa per me. Comunque, vi ringrazio, fatemi sapere se vi è piaciuto questo piatto, questo semplice piatto alla fine, che si realizza in pochissimo tempo. Grazie a tutti di cuore, da Tiziana Manipasta.